Bene, dopo aver visto e analizzato le relazioni di proprietà delle funzioni goniometriche fondamentali degli ambiti in cui sono coinvolte, quindi le equazioni e le disequazioni goniometriche, oggi cominciamo a vedere l'applicazione della goniometria applicata ai triangoli. E in generale alla geometria. Il problema che affrontiamo oggi è quello della risoluzione dei triangoli utilizzando le funzioni goniometriche base, da cui il nome trigonometria, cioè la goniometria applicata ai triangoli. Che significa risolvere un triangolo? Significa determinarne gli elementi, cioè i lati e gli angoli interni. Quindi avremo informazione su alcuni di questi elementi e dobbiamo determinare gli altri. Questo significa risolvere un triangolo. Perché il triangolo? Perché è la figura geometrica più semplice, quella che si usa in più contesti probabilmente. Ok? Per far questo, consentitemi il termine, torniamo un poco indietro. Ci sono domande? Abbiamo utilizzato proprio il triangolo rettangolo per definire, per introdurre le funzioni goniometriche. Lasciate che richiami quel passo. Immaginate un triangolo rettangolo. Vediamo se riesco a disegnarle uno decente. Per convenzione, ma non è una legge, quindi ci serve solamente per avere una convenzione generale, daremo un nome greco agli angoli interni e il nome con la lettera latina corrispondente al lato opposto all'angolo. Quindi, per esempio, se questo è l'angolo alfa, questo è il lato A. Se questo è l'angolo beta, questo è il lato B. L'angolo retto lo chiamiamo gamma e l'ipotenusa sarà C. Ok? Mentre i vertici di dato angolo hanno la lettera latina maiuscola corrispondente. Quindi questo è il vertice A, questo è il vertice B e questo è il vertice C. L'angolo gamma in questo caso è retto. Ok? Abbiamo sfruttato, ripeto, il triangolo rettangolo proprio per definire, per fare il primo passo verso le funzioni goniometriche. Abbiamo visto che triangoli che hanno gli stessi angoli interni hanno la stessa forma e si dicono simili. Triangoli in generale, figure geometriche simili, hanno gli stessi angoli interni, cioè angoli della stessa ampiezza, e lati corrispondenti, quindi opposti agli angoli congruenti, che stanno nello stesso rapporto. Di conseguenza, applicando questo discorso al triangolo rettangolo, abbiamo visto che i rapporti tra lati dipendono solo dagli angoli. Per questa ragione si introducono le funzioni goniometriche, cioè grandezze che dipendono solo dagli angoli, utilizzando i rapporti tra lati. Non so se è tutto chiaro o se devo dettagliare, questo discorso l'abbiamo visto a suo tempo. In particolare, per il triangolo rettangolo, focalizziamoci sull'angolo alfa, il rapporto tra il cateto adiacente ad alfa, quindi il cateto adiacente ad alfa e l'ipotenusa prende il nome di coseno dell'angolo alfa. Il cateto invece opposto, quindi in questo caso, fatemi precisare meglio questa espressione, avremo il cateto adiacente ad alfa è il lato B diviso l'ipotenusa che è il lato C. Se invece facciamo il rapporto tra A diviso C, quindi il cateto opposto
ad alfa sempre fratto l'ipotenusa, abbiamo il seno dell'angolo alfa. E infine, se faccio il rapporto tra i due cateti, quello opposto diviso quello adiacente, ad alfa diviso il cateto adiacente, sempre ad alfa, ho la tangente dell'angolo alfa. Dopodiché abbiamo, utilizzando il piano cartesiano e la circonferenza goniometrica di raggio 1 centrata nelle origini, abbiamo generalizzato questa definizione ad angoli qualsiasi. Okay? Possiamo utilizzare queste funzioni, dato che queste dipendono solo dagli angoli, quindi possiamo calcolarle utilizzando solo la conoscenza dell'angolo, per fissare una tecnica per risolvere, tra virgolette, i triangoli e i rettangoli. Cioè possiamo invertire queste relazioni, fatemeli riscrivere qua sotto. Se abbiamo che A fratto C è il seno di alfa, B su C è il coseno di alfa, allora il cateto A, opposto all'angolo alfa, sarà dato da C per il seno di alfa. Il cateto adiacente sarà C per il coseno di alfa. Oppure, analogamente, A cateto opposto ad alfa sarà B cateto adiacente per la tangente di alfa, e così via. Oppure ancora, per esempio, potremmo dire che C, posso calcolarlo, C ipotenusa, come il cateto A diviso il seno di alfa, cateto opposto ad alfa diviso il seno di alfa. Oppure C vale ancora B fratto il coseno di alfa, e via dicendo. Okay? Cioè, manipolando questa definizione possiamo ottenere gli elementi del triangolo che non sono noti. Facciamo un esempio. Prendo spunto da l'esercizio che vedo sul testo. Immaginate di avere un triangolo rettangolo che abbia un cateto B noto, misura 15 unità, qualsiasi questa unità sia, l'angolo alfa che misura 30 gradi. Determiniamo tutto il resto del triangolo. Ecco, ok? Questo è un esercizio. Fatemi ridisegnare il triangolo. Qui abbiamo angolo alfa che misura 30 gradi, conosciamo il cateto B adiacente ad alfa. Determiniamo tutti gli altri angoli. Per esempio, la prima cosa che potremmo fare è trovare l'ipotenusa. Dato che B fratto C vale il seno di alfa, ok, quindi l'ipotenusa C possiamo calcolarla come il cateto B diviso il seno dell'angolo alfa, quindi nel caso nostro 15 fratto il seno di 30 gradi, e quindi abbiamo il seno di 30 gradi è un mezzo, ci vale 30, il doppio di 15. Oppure possiamo trovare il cateto opposto A, perché A fratto B vale la tangente di alfa, quindi A possiamo ottenerlo moltiplicando B per la tangente di alfa stesso, quindi avremo B che è 15 per la tangente di 30, che è radice di 3 terzi, quindi 15 per radice di 3 fratto 3, abbiamo 5 volte radice di 3. Ok? Qui ovviamente gamma è l'angolo retto, l'altro angolo beta sarà il complementare di alfa. Beta è pi greco mezzi meno alfa, e quindi è pi greco mezzi meno pi greco sesti, cioè pi greco terzi, 60 gradi.
Quindi a partire dalla, fatemi, ecco, cerchiare in verde quello che conoscevamo, conoscevamo l'angolo alfa e il cateto adiacente ad alfa e abbiamo individuato tutti gli altri elementi del triangolo. Ok? Questa procedura si chiama risolvere il triangolo. D'accordo? Non ci sono domande qua, insomma, stiamo usando una cosa vecchia. Ok. Che succede invece? Tutto chiaro, nessun dubbio. Che succede invece se, che è il caso più utile, più frequente, il triangolo non è un triangolo rettangolo? Quindi andiamo in generale. Immaginate di avere a che fare con un triangolo qualsiasi, uno scaleno. Fatemelo disegnare. Continuiamo a usare la convenzione che diamo all'angolo il nome greco e al lato opposto il nome latino, la lettera latina corrispondente. Quindi se questo è l'angolo alfa, questo è il lato A. Se questo è il lato beta, l'angolo beta, questo è il lato B, questo è l'angolo gamma, questo è il lato C. Ok? Allora, cosa che possiamo fare per utilizzare quanto già abbiamo visto è, per esempio, se questo triangolo non è rettangolo, che è la cosa più generale, possiamo per esempio prendere un'altezza, ad esempio quella rispetto a C. Quindi fatemi proiettare questo sull'asse, sul lato orizzontale, ecco, questa chiamiamola H, con uno spasmo di fantasia. Questa divide il triangolo in due triangoli, questi sì che sono rettangoli. Ok, chiamiamo anche, diamo un nome ai vertici A, B e C, questo lo chiamiamo H. D'accordo? Quindi posso applicare ai triangoli AHC e CHB la tecnica che abbiamo appena visto per risolvere i triangoli rettangoli. Quindi in particolare, per esempio, considerando il triangolo a sinistra, AHC, l'altezza H, posso prenderla come per esempio il lato B che diventa l'ipotenusa del triangolo AHC per il seno dell'angolo alfa. Perché? Perché nel triangolo ACH l'altezza H è il cateto opposto ad alfa, mentre B è l'ipotenusa. Quindi H diventa B per il seno di alfa. Oppure, considerando l'altro triangolo, H posso anche esprimerlo come il lato A, che diventa l'ipotenusa del triangolo CHB, per il seno dell'angolo in beta, che è l'angolo opposto ad H. Ok, tutto chiaro? Di conseguenza, essendo i due segmenti lo stesso, queste due grandezze non possono che essere uguali. Quindi avremo che B per il seno di alfa vale quanto A per il seno di beta. Ok? Ma se osservate, abbiamo che B, il lato B è a sinistra, mentre beta, che è il lato opposto a B, è a destra. Questi in qualche modo sono legati, mentre A, il lato A è opposto all'angolo alfa. Facciamo in modo da avere a destra e a sinistra dell'uguale
le coppie lato e angolo opposto a quel lato. Quindi, per esempio, posso, che ne so, dividere a destra e a sinistra per il prodotto, divido a destra e a sinistra per il prodotto dei seni, sen alfa per sen beta. Scusate. Oppure divido per una volta per sen alfa, divido la volta dopo per sen beta. Se lo faccio, cosa ottengo? Ottengo che a sinistra mi rimane B diviso il seno di beta. E a destra mi rimane A diviso il seno di alfa. Quindi questo è il risultato importante perché cosa mi dice? Mi dice che il rapporto tra un lato e il seno dell'angolo opposto è lo stesso per i lati A e B. In realtà, se io considerassi l'altezza rispetto al vertice B, quindi proiettassi questo sull'altro lato, otterrei, si può generalizzare, considerando un'altra altezza, ripeto, otterrei coinvolgendo il lato C che è il rapporto B su sen beta vale quanto A su sen alfa, che vale quanto C su sen gamma. Quindi in qualsiasi triangolo, qui non ho fatto nessuna ipotesi sui valori di A, B e C o su alfa, beta e gamma, in qualsiasi triangolo io stia considerando, il rapporto tra il lato e il seno dell'angolo opposto è lo stesso per tutti i lati. Questa particolare proprietà, questa relazione si chiama teorema dei, guarda caso, seni, perché coinvolge la funzione seno dell'angolo. Ok? Prendiamo per esempio, facciamo un esempio di applicazione. Immaginate di avere questo triangolo. Adesso il disegno non verrà corretto, abbiate pazienza, ma immaginiamo di avere, questo è il nostro, vediamo di rispettare la convenzione sui segni, abbiamo usato quello a sinistra in basso, eccolo qua. Allora, questo è l'angolo alfa, il vertice A, questo è il lato A, angolo beta, vertice B, lato B, vertice C, angolo gamma e lato C. Immaginate di avere un triangolo dove conoscete, per esempio, gli angoli alfa e beta. Immaginate che alfa sia, che ne so, 60 gradi e beta 45 gradi. O se preferite, pi greco terzi e questo pi greco quarti. E conosciamo, diciamo, il lato A che misura 10, dico per dire. Quanto misura il lato B? Stiamo parlando di un triangolo scaleno, attenzione. Posso utilizzare, in questo caso, conosco due angoli alfa e beta e uno dei due lati A e B, posso utilizzare questa eguaglianza, cioè il teorema dei segni, per trovare l'altro lato. Dato che B su sen beta vale quanto A sul seno di alfa, qui moltiplico a destra e a sinistra per il seno di beta e trovo che B vale A per il rapporto tra il seno di beta e il seno di alfa. Quindi A, che vale 10, moltiplicato per il seno di beta, cioè il seno di 45, che è radice di 2 mezzi, diviso il seno di 60 gradi, radice di 3.
mezzi, quindi abbiamo 10 per radice di 2 su radice di 3, o se preferite 30 radice di 2 terzi. No, 30 radice di 6, scusate, moltiplichiamo per radice di 3 sopra e sotto. Quindi ho 10 radice di 6 e qui ho 3. Razionalizzando. E qui questo mi permette di determinare l'altro angolo, l'altro lato, scusate. Poi ovviamente per differenza posso determinare l'angolo gamma e trovare il lato C. Ok? Quindi l'angolo gamma quanto vale? Gamma è 180 meno la somma, cos'era, 60 più 45. Questo mi dà 105 gradi, questo è 75. Ok, quindi C, C fratto seno di gamma vale, prendiamo per esempio, che ne so, B su sen beta, quindi C lo ottengo moltiplicando B per rapporto sen gamma su sen beta. Quindi B, che era, abbiamo appena trovato, 10 radice di 6 terzi, per sen gamma, che è il seno di 75, fratto il seno di, cos'era? Ho usato beta, che era 45. Ok. Quindi abbiamo 10 radice di 6 terzi per il seno di 45 radice di 2 mezzi. Il seno di 75, okay, non è un angolo notevole 75, però lo possiamo scrivere come il seno di, diciamo per esempio, 30 più 45. E quindi possiamo usare la formula per la somma di due angoli. Quindi questo lo possiamo calcolare come il seno di 30 per il coseno di 45 più il seno di 45 per il coseno di 30, usando le formule di addizione. Qui abbiamo un mezzo, radice di 2 mezzi più radice di 2 mezzi per radice di 3 mezzi, quindi radice di 2 più radice di 6 quarti. Torniamo nella nostra relazione di prima, quindi C vale, lo scrivo qua sopra, se la copio, vediamo se riesco a copiarla, eccola. Questo è C, quindi 10 radice di 6 terzi fratto radice di 2 mezzi, e qui abbiamo radice di 6 più radice di 2 quarti. Non so, possiamo semplificare qualcosa. Abbiamo un 1 via con 2, questo va via con 10, qui rimane 5, qui ho radice di 2, radice di 6, rimane radice di 3, quindi in definitiva ci rimane 5 radice di 3 terzi per radice di 6 più radice. Quindi in sostanza, mi premevo a farvi vedere, abbiamo determinato anche il terzo lato. D'accordo?
teorema dei seni. Il teorema dei seni come si enuncia? In un triangolo qualsiasi, il rapporto tra la lunghezza del lato diviso il seno dell'angolo opposto ha lo stesso valore per tutti i lati. Oppure, se preferite, ciascun lato ha una lunghezza che è direttamente proporzionale al seno dell'angolo opposto. Ok? D'accordo? Torniamo al nostro triangolo scaleno. Fatemi recuperare il disegno. Qualche volta può capitare di avere necessità di calcolare l'area del triangolo. Quindi, nel nostro caso, l'area o misura della superficie è data in generale da un mezzo della base per l'altezza. Qui, per esempio, la base potremmo prenderla come la misura di C, l'altezza è H. Ma per H, abbiamo visto prima, possiamo usare B per il seno di alfa, usando il triangolo di sinistra, oppure A per sen beta, usando il triangolo di destra. Quindi l'area potremmo esprimerla come un mezzo di C per B per sen alfa. Oppure, se usiamo l'altro triangolo, quindi al posto di H usiamo A per sen beta, l'area possiamo esprimerla come un mezzo di C A sen beta. Se usassimo un'altra altezza, possiamo anche vedere, è facile dimostrarlo, che posso esprimere l'area anche come un mezzo di A per B per sen gamma. In tutti questi casi abbiamo l'area. Questo è come si enuncia, questo è il teorema dell'area, guarda caso. Fatemelo scrivere qua sotto. Dato un triangolo qualsiasi, non abbiamo fatto nessuna ipotesi sui lati e sugli angoli, l'area del triangolo è esprimibile in questo modo. È il semiprodotto di due lati per il seno dell'angolo compreso tra i due lati. Torniamo al triangolo, prendo i due lati A e B, faccio A per B per il seno del lato dell'angolo tra A e B, oppure un mezzo di B per C per il seno di alfa, oppure ancora un mezzo di C per A per il seno di beta. In ogni triangolo l'area è il semiprodotto dei lati per il seno dell'angolo compreso tra questi due lati. Ok? Quindi se torniamo ad esempio al triangolo di prima, qual era? Eccolo qui. Avevamo che A è 10, B era 10 e 16 terzi. Se vogliamo l'area, moltiplichiamo un mezzo A, quindi 10 per B, cioè 10 per 10 di 6 terzi, per il seno dell'angolo gamma che era 75 gradi, e avremo l'area. Ok? Vediamo se troviamo un esercizio, tra l'altro, di quelli.
sui triangoli qualsiasi, qui ci sono i triangoli rettangoli. L'esercizio qui propone dice, immaginate di avere un triangolo dove abbiamo il lato A che misura 20, B 5, l'angolo gamma è pi greco terzi. Troviamo l'area del triangolo. Di solito avremo il lato, disegnare di nuovo il triangolo, non so se sia proprio questo, ma abbiamo alfa, qui c'è A, qui c'è gamma, B e qui c'è beta. Ok? Allora l'area la troviamo facendo un mezzo A per B per il seno di gamma, che è l'angolo compreso tra A e B. Quindi un mezzo di 20 per 5 per il seno di pi greco terzi. Quindi avremo un mezzo, 20, 5, radice di 3 mezzi. Qui abbiamo radice di 3, l'area del nostro triangolo. Ok? Applicando in maniera diretta il teorema. Un altro esercizio. Quest'altro invece ci dice, immaginate di avere, allora, esercizio, un triangolo dove il lato B misura 30, il lato C misura 60 e l'angolo alfa ha un coseno che vale un quarto. Ok? Calcolate l'area. Area. Beh, qui possiamo applicare il teorema in modo diretto, un mezzo BC per seno di alfa. Come troviamo sen alfa? Beh, utilizziamo la prima relazione fondamentale. Quindi il seno di alfa sarà la radice quadrata di 1 meno il coseno al quadrato di alfa. Qui che segno metto davanti? Sono autorizzato che dovrei avere più o meno. Posso usare indifferentemente il più o il meno, sono un grande retorico ovviamente. Devo usare esclusivamente il più. Per quale ragione? Due motivi essenzialmente, uno un pochino più profondo dell'altro. Quali sono gli angoli? Abbiamo l'informazione sul coseno, ok? Il coseno vale un quarto. Quindi questo significa che nel cerchio goniometrico, nel piano cartesiano, alfa avendo un coseno positivo o nel primo o nel quarto quadrante. Ok?
Può essere nel quarto quadrante? No, perché? Perché se fosse nel quarto quadrante, attenzione, stiamo parlando di un angolo interno di un triangolo, supererebbe i 180 gradi. Ma la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi, quindi questo non può essere un angolo che sta tra 270 e 360 gradi. Quindi automaticamente scarto il quarto quadrante, per cui il seno è al segno più. Ritengo solo il segno più, ok? Quindi abbiamo radice quadrata di 1 meno 1 sedicesimo, quindi radice di 15 quarti, per cui la nostra area A vale 1/2 di B che era 30 per C che è 60 per il seno dell'angolo che è radice di 15 fra 4. Ok, qui semplifichiamo qui ancora 1, 15, ok, viene 15 la seconda per radice di 15 dovrebbe essere 225, fatemi calcolare. Radice di 15. Ci sono domande? Ci sono ancora un paio di punti, ma direi che per oggi possiamo fermarci qui. D'accordo? Abbiamo visto teorema dei seni. Cosa dice il teorema dei seni? In un triangolo qualunque, ciascun lato è proporzionale al seno dell'angolo opposto, o viceversa, il seno di ogni angolo è proporzionale alla lunghezza del lato opposto, o ancora se preferite, il rapporto tra lato del triangolo e seno diviso il seno dell'angolo opposto è lo stesso per tutti i lati. Si può anche girare la frittata, il rapporto tra il seno dell'angolo diviso il lato è lo stesso per tutti gli angoli, come preferite. Cioè il seno di lato diviso angolo è lo stesso per tutti. Qui abbiamo visto il teorema dell'area. Per calcolare l'area di un triangolo qualsiasi, posso fare il semiprodotto, cioè 1/2 per il prodotto di due lati, per ancora il seno dell'angolo compreso da questi due lati, indifferente quale coppia di lati scelgo. Ok? Bene, per oggi basta così, direi.